Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Carissimi amici di Radio Domina, celebriamo questa messa nel primo venerdì di Quaresima e la liturgia della Quaresima ci invita a entrare sempre di più nel mistero di Cristo, Cristo figlio di Dio morto e poi risorto per la nostra salvezza. E allora oggi siamo invitati tutti a stare più in preghiera, specialmente nei venerdì di Quaresima, pregare bene la Via Crucis come meditazione della passione del Signore, ma oggi è anche il primo venerdì del mese, quindi vogliamo anche portare avanti la devozione al Sacro Cuore di Gesù, come Gesù stesso ci ha chiesto di onorare, di adorare in modo particolare il suo Sacratissimo Cuore nel primo venerdì di ogni mese. E è molto bello vedere come la devozione al volto santo di Gesù e quella del Sacro Cuore siano strettamente unite. Gesù stesso disse a Suor Pierina, di cui abbiamo parlato martedì, nel martedì di Quinquagesima, prima delle ceneri, disse a Suor Pierina, istituendo lui stesso la festa del volto santo di Gesù nel giorno prima delle ceneri, ecco, disse a Suor Pierina, molti diranno che questa devozione distoglierà le anime dalla devozione al mio Sacratissimo Cuore. Ecco, tu dirai che non è vero. Dirai che non è vero perché sono due devozioni strettamente unite. E nel cuore di Gesù abbiamo un oggetto sensibile dell'amore di Dio per noi. Nel volto di Gesù, sfigurato dalla passione, abbiamo un oggetto sensibile del dolore, del dolore di Cristo per i nostri peccati. E allora il cuore e il volto di Gesù vanno sempre insieme, quindi se abbiamo coltivato una devozione non possiamo fare a meno certamente dell'altra, ma tutte e due si completano a vicenda. E cosa significa adorare il cuore di Gesù? Il cuore di Gesù è appunto il cuore di Dio, il cuore di Dio che si è rivelato a noi in Cristo. Se nell'Antico Testamento il Dio era in così lodato Gesù Cristo, sempre un difetto di segnale, andiamo avanti con il nostro pensiero. Stavo dicendo, se nell'Antico Testamento Dio non poteva mostrare il suo volto, Mosè chiede al Signore mostrami il tuo volto, mostrami la tua gloria, e risponde farò passare in mezzo al popolo il mio splendore, avrai segni, avrai prodigi, mostrerò il mio nome, Signore, davanti a te, mostrerò grazia per chi vorrò dare grazia, avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia, ma il mio volto non potrai vederlo, perché nessuno che veda il mio volto potrà rimanere vivo. Il mio volto è un volto di amore, è un volto splendente, è un volto che l'uomo non può sostenere con le sue forze. E quindi, dicevo, se nell'Antico Testamento Dio era ineffabile e irraggiungibile, nel Nuovo Testamento ecco che quel volto si è manifestato in Cristo Gesù. Cristo che è appunto Dio stesso che è venuto in mezzo a noi. Ecco perché Gesù dice chi vede me vede il Padre, chi vede me vede la gloria di Dio. E anche gli apostoli chiederanno al Signore mostraci la tua gloria, la stessa richiesta che fece Mosè a Dio, ma Gesù dice chi vede me vede il Padre. Quindi in Cristo Gesù abbiamo l'immagine visibile del Dio invisibile, abbiamo tutto quello che ci serve per conoscere Dio. Gesù è la rivelazione massima del Padre. E quindi adorare il suo volto, adorare il suo cuore, significa entrare nel mistero di Dio. È quel Dio che appunto si è incarnato per noi, che è morto, che è risorto per noi e per la nostra salvezza. E quindi, dicevo, nel cuore è rappresentato il centro della persona, secondo il linguaggio biblico, cioè ciò che racchiude tutto, quindi i sentimenti, la volontà, tutte le facoltà umane, e nel volto
è compresa, ecco, l'epifania, possiamo dire, l'esteriorità, la presenza di Dio stessa. E allora cuore e volto ci richiamano anche a quello che dice la parola di Dio, che il nostro culto deve essere fatto di atti interiori e di atti esteriori. Tutte e due sono importanti, ma ciò che deve essere alla radice deve essere l'interiorità. Ecco, Gesù e la parola di Dio ci richiamano a vivere un culto interiore che parta dal cuore, un culto che appunto riservi a Dio il primo posto e che faccia di Dio il centro di tutta l'esistenza. E allora ecco che anche gli atti esteriori sono importanti. Gesù non condanna gli atti esteriori in quanto tali, ma li condanna perché non corrispondono ai pensieri del cuore, che non corrispondono alle intenzioni del cuore. Certamente gli atti esteriori sono importanti, anche mettersi in ginocchio, per esempio, anche nella liturgia, con le manifestazioni esteriori, tutto è importante se però scaturisce dal cuore. E allora nella nostra vita di fede, nella nostra vita spirituale, ci deve essere corrispondenza tra quello che appunto è l'interiorità e quello che è l'esteriorità. A volte sperimentiamo una dissociazione, anche noi, perché siamo tutti segnati dal peccato, e il cammino di vita cristiana è quello appunto di portare in unità, quindi portare in unità con la grazia di Dio innanzitutto e con l'impegno della volontà, e quindi in questo ci aiutano molto le pratiche devozionali, ci aiutano molto a coltivare uno spirito interiore, a entrare sempre di più nel mistero, ecco, di Dio, dicevo, che è morto ed è risorto per noi. Gesù ci parla nel Vangelo di essere perfetti, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Ecco, di quale perfezione ci parla il Signore? Ci parla della perfezione dell'amore, quell'amore che abbiamo ricevuto per mezzo dello Spirito Santo. E quindi Gesù per noi non è solo un modello esteriore da imitare, è come per esempio possiamo imitare una persona virtuosa, una persona che ci dà il buon esempio. Ecco, Gesù non è che ci ha dato solo il buon esempio da imitare, Gesù ci ha dato la sua vita, ci ha dato la sua vita e la sua vita dentro di noi, quindi la forza dello Spirito Santo è la vita di Cristo dentro di noi, e quindi abbiamo dentro di noi la vita stessa di Cristo che deve prendere forma sempre di più nella nostra vita, cioè noi dobbiamo diventare sempre di più simili a Gesù. Ecco perché diciamo quella giaculatoria bella, no? Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo, secondo le parole stesse del Maestro. Ecco, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, e troverete anche voi ristoro. Ecco, Gesù ci parla di questa perfezione dell'amore, Gesù che è venuto a completare la legge e non ad abolire. E quindi Gesù anche ha detto: non uno iota passerà della legge. Gesù l'ha completata la legge e con l'autorità di Dio ha potuto appunto portarla alla sua perfezione, al suo vero senso, al suo vero compimento. Cioè tutta la legge, anche antica, trova il suo vero compimento in Gesù Cristo. E quindi Gesù ci insegna a mettere sempre Dio al primo posto e anche a noi a portare frutto, ecco, con la nostra vita cristiana e appunto con la forza dello Spirito Santo in noi, vivendo col suo stesso amore. Amatevi come io stesso ho amato voi. Ecco, vediamo però oggi che c'è una falsa chiesa che si è messa al posto di Cristo. E allora se Cristo ha la potenza, la forza, l'autorità di dire gli antichi hanno detto, ma io vi dico, ecco che la falsa chiesa non ha questa autorità. E vediamo però una falsa chiesa che, come dicono le profezie, per esempio 2 Tessalonicesi, l'uomo empio che si mette nel tempio di Dio al posto di Dio, vediamo che si stanno compiendo queste profezie. Quando c'è una falsa chiesa guidata da un falso papa che pretende di mettersi al posto di Gesù Cristo, e allora questa chiesa insegna: gli antichi hanno detto, la legge di Dio, il Vangelo, ha detto, per esempio, non separi l'uomo
ciò che Dio ha unito, ma io vi dico, ma io vi dico che in alcuni casi i divorziati e gli sposati possono ricevere la comunione. Ecco che Bergoglio porta a compimento la legge di Gesù, cioè Gesù è sorpassato, Gesù non è più la sua parola, non è più la parola di Dio, ma Gesù non era così buono come la falsa chiesa, che si dimostra più misericordiosa di Dio stesso. Potremmo fare anche altri esempi. Il comandamento dice non commettere atti impuri, ma io vi dico, ma io vi dico che il peccato della carne non è il peccato più grave. Io vi dico che ci sono altri peccati gravi, ma il peccato della carne non è grave, non porta nessuno all'inferno. Quando la Madonna invece anche nei suoi messaggi ha richiamato alla gravità, ecco, del peccato della carne. La maggior parte, quasi tutte le anime dell'inferno avevano anche altri peccati, ma tutte sono accomunate dal peccato della carne. E quindi il peccato della carne porta le anime all'inferno, altro che il più leggero. E allora stiamo attenti a questi insegnamenti falsi che portano le anime fuori pista. E così potremmo fare altri esempi. Il comandamento dice non uccidere, ma la falsa chiesa insegna che ricevere un vaccino con dentro le linee cellulari di feti abortiti è un atto di amore. Il comandamento dice non uccidere, ma io vi dico in nome di un umanitarismo che è possibile trasgredire anche la legge di Dio. È stato detto nel Vangelo da Gesù: andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo della salvezza, perdonate i peccati, amministrate il battesimo per la remissione dei peccati, rimettete i peccati, annunciate la salvezza avvenuta. Ma io vi dico, il proselitismo è una sciocchezza, il proselitismo non serve a nulla e anzi non bisogna farlo. E quindi capite bene che la falsa chiesa sta portando oltre la legge stessa di Dio, la parola stessa di Dio. E così ancora potremmo fare altri esempi. Il primo comandamento: non avrai altro Dio all'infuori di me, ma io vi dico, la falsa chiesa insegna, che è possibile venerare la Pachamama, è possibile vedere dei frati inginocchiati nei giardini vaticani che venerano, che adorano le divinità pagane, è possibile intronizzarle solennemente nella chiesa di San Pietro, il fulcro della cattolicità. Quindi è detto così, ma io vi dico, è così ancora, non nominare il nome di Dio in vano, ma io vi dico che in Gesù scorreva sangue pagano, che lo Spirito Santo è lo spirito di Babele, ma io vi dico che Dio si è contaminato, non nominare il nome di Dio in vano, ma io vi dico, ecco Bergoglio cosa insegna e la sua falsa chiesa. E infine, ecco il precetto di oggi: amate i vostri nemici, è stato detto da Gesù, ecco, amate i vostri nemici come io, ecco, ho amato voi. Tutti noi eravamo nemici di Dio, dice San Paolo, perché sotto il regime del peccato, ma siamo stati riconciliati in Cristo. Quindi Dio ha amato noi che eravamo nemici di Cristo in quanto lontani dalla grazia, e quindi noi dobbiamo fare quello che Cristo ha fatto. Se Lui ha amato noi che eravamo nemici, ci ha riconciliati con il Padre, anche noi dobbiamo amare i nostri nemici, quelli che ci perseguitano, quelli che ci calunniano, quelli che ci screditano, ma amarli con l'amore di Cristo e pensando sempre al bene supremo che è la salvezza delle anime. Ma in questo anche la falsa chiesa fallisce clamorosamente, perché non ama proprio i suoi nemici, anzi chi si mette contro, chi cerca, ma con le buone maniere, chi cerca di argomentare, chi cerca di mettere in luce tutte le falsità, le aporie, le eresie, le apostasie di questa Chiesa, le falsità, perché Bergoglio non è il Papa, chi fa tutto questo, ecco che altro che amore, viene fatto fuori, viene screditato, viene messo alla gogna, viene in nome di un misericordismo che vale solo però a tempo determinato e vale solo in certe situazioni. E quindi capiamo bene che la parola del Signore ci invita ad essere perfetti, ma perfetti, ecco, nella verità, perfetti come Lui è perfetto.
E la lettura che abbiamo sentito del profeta Isaia ci parla dei diritti di Dio. Ecco, nella falsa chiesa si parla dei diritti dell'uomo, si parla dei diritti sociali, dei diritti umanitari, dei diritti anche per esempio l'aborto. Dio dice non uccidere, ma questa falsa chiesa benedice gli abortisti, benedice quelli che portano avanti politiche abortive. E così, ecco, vediamo tutta la falsità di questa chiesa che parla di diritti umani, unioni civili, diritti dell'uomo, patti globali, queste cose qua, fratellanze universali, ma non parla dei diritti di Dio. Ecco, allora la parola del Signore ci insegna a mettere al primo posto i diritti di Dio, cioè la legge santa di Dio, che non può essere abolita. Passano i tempi, passano i secoli, ma dice il Signore, la mia parola vale in eterno. Ecco, rinnoviamo allora oggi in questa santa celebrazione il nostro desiderio di camminare nella grazia, nella verità, rinnoviamo il nostro desiderio e la nostra devozione al Sacro Cuore di Gesù e al volto santo di Gesù, che per noi, ecco, è motivo di forza, di grazia, e soprattutto ci insegna il Signore attraverso la preghiera, attraverso la mortificazione, attraverso la penitenza, il Signore ci insegna a fare in tutto la sua volontà, a cercare di piacere a Lui piuttosto che agli uomini. Ecco, Gesù condanna quell'atteggiamento del religioso che cerca di apparire, che cerca di piacere agli uomini e non a Dio. Ecco, che non capiti anche a noi di cercare di piacere più agli uomini che a Dio. Ma ecco, se faremo del Signore il centro della nostra esistenza, ecco che Lui ci insegnerà veramente a piacere di più a Lui e non agli uomini, e quindi essere pronti anche a sfidare un mondo intero, come stiamo facendo noi del Piccolo Resto, a sfidare tutto e tutti pur di affermare il primato di Dio, pur di affermare la verità, pur di gridare la verità. E allora non scoraggiamoci davanti a queste imprese che ci aspettano, davanti a queste sfide che a volte ci sembrano troppo grandi per le nostre forze. Non scoraggiamoci, ma troviamo sempre la forza nel cuore di Gesù, nell'adorazione del volto santo di Gesù, troviamo la forza nella passione di Gesù, troviamo la forza nella preghiera, troviamo la forza nella parola di Dio, nei sacramenti. Troviamo la forza che ci spinge a non stare chiusi in noi stessi, ma a testimoniare la verità con la nostra vita, con le parole e con l'esempio. Ecco, che il Signore ci guidi nel nostro percorso quaresimale, e rinnoviamo allora oggi i nostri propositi davanti al Signore, davanti alla sua croce, davanti al suo Sacro Cuore, e anche preghiamo come Lui ci chiede, in riparazione dei peccati che nostri e di quelli del mondo intero, specialmente di quelli che attirano i flagelli di Dio. I flagelli, il castigo di Dio arriva sull'umanità sempre a causa dei peccati degli uomini. Se il mondo si convertisse, Dio non manderebbe castighi, ma tratterrebbe il suo braccio. Ma sappiamo che i castighi di Dio sono imminenti per questa umanità impenitente. Allora, ecco, chiediamo nella preghiera al Signore misericordia con la nostra riparazione, per quanto piccola possa essere, ma davanti al Signore è qualcosa di grande. Il Signore dice anche un bicchiere d'acqua fatto nel mio nome avrà una grande ricompensa. E allora, ecco, i nostri piccoli gesti di amore, i nostri piccoli gesti di carità verso il Signore e verso i fratelli per amore del Signore hanno un valore grande, e quindi davanti a Dio, e quindi, ecco, cerchiamo di rinnovare il nostro desiderio di riparazione e di impegnarci nella nostra vita per riparare a tutti quei peccati che trafiggono ancora il cuore di nostro Signore, quel cuore coronato di spine, quel cuore che versa in continuazione la sua misericordia, ma di cui non bisogna abusare. Quella misericordia che va accolta per cambiare la nostra vita
e non per vivere nel peccato, non per vivere, ecco, secondo i piani dell'uomo e non i piani di Dio, se no, ecco, il Signore non potrà avere ancora misericordia verso tutti coloro che non accettano il suo perdono, non accettano la verità e vogliono camminare per altre strade. Ecco, ci accompagni il Signore nel nostro percorso, ci accompagni la Vergine Maria, alla quale ci siamo consacrati, nella quale abbiamo messo tutta la nostra speranza, lei che ci aiuta a formare la vita di Cristo in noi. Ecco, invochiamola certamente con più amore, con più dedizione e imitiamo la fede di Maria, quella fede indefettibile, quella fede che sa amare fino in fondo, fino all'ora della croce, fino all'ora della passione. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.